Cari amici, bentornati qui nella Cucina per Tutti. Oggi vogliamo dare sfogo alla nostra fantasia, alla nostra creatività e fare questo piatto complicatissimo, ragazzi. Ma no, dai, sto scherzando. Oggi cuciniamo insieme qualcosa di estivo, perché la verità è che quando torniamo a casa dal lavoro, soprattutto voi massaie e mogli e mamme, soprattutto, dai, diciamoci la verità, penso che mettersi ai fornelli con questo caldo passi la voglia un po' a tutti, anche chi, come me, piace cucinare davvero tanto. Quindi vi propongo una pasta fredda, una pasta alla mediterranea, che è molto semplice da preparare, veloce e che vi dà la possibilità anche di farvi un aperitivo, magari se avete il giardino con una piscina. Quindi se siamo curiosi di vedere come prepararla e quali sono gli ingredienti, prendete nota, così cuciniamo insieme e quindi possiamo metterci al lavoro perché i fornelli ci aspettano. Ecco quali ingredienti ci serviranno: 60 g di tonno al naturale, 4 bocconcini di mozzarella di bufala, 20 pomodori datterino, delle olive nere, ne abbiamo circa una quindicina, 2 würstel, qualche fogliolina piccola di basilico, 160 g di mezzi rigatoni e dell'olio d'oliva. Vediamo come iniziare con la preparazione. Su un fornello ci prepariamo subito una pentola con dell'acqua, accendiamo il fuoco. Ovviamente la pasta fredda è molto semplice e veloce da realizzare, quindi il primo procedimento da fare è proprio questo. Mentre aspettiamo che l'acqua raggiunga il bollore, prepariamoci un tagliere con i pomodorini e li andiamo a tagliare a metà dalla parte del lungo, in questo modo. Rispetto ad altri tipi di pomodori che hanno questa parte verde molto pronunciata e molto più grande, e quindi deve essere eliminata, in questo caso non c'è bisogno perché, come vedete, una volta che noi li tagliamo a metà quasi sparisce. Continuiamo l'operazione e finiamo con tutti i pomodori. Abbiamo concluso questo lavoro, quindi rimettiamo i pomodori all'interno della scodellina. Facciamo ora quest'altro lavoro. Ho preparato un setaccio con una scodella sotto e prendiamo le mozzarelline e le mettiamo appunto sul setaccio. È importante che facciamo questa operazione perché le mozzarelle rilasciano molta acqua e non vogliamo trovarci quindi brutte sorprese quando andremo a lasciare riposare la pasta prima di mangiarla. Lasciamole così per circa 10 minuti. Nel frattempo, così come abbiamo fatto per i pomodori, prendiamo anche le olive e le andiamo a dividere sempre a metà dalla parte del lungo. E quindi, una volta che abbiamo terminato l'operazione, rimettiamo le olive nella scodella. Arriviamo ora al tonno. Cosa facciamo? Siccome ovviamente lo troviamo un pochino grosso, noi andiamo a tagliarlo in questo modo, giusto per renderlo un pochino più fine. Ecco qua, vedete, un'operazione davvero molto semplice, e riprendiamo anche in questo caso il tonno e lo mettiamo all'interno del piattino. L'acqua è quasi arrivata a bollore, sono passati 10 minuti da che abbiamo messo queste mozzarelline a scolare. Ora noi cosa facciamo? Le andiamo a dividere piano piano in 4, in questo modo, e una volta che abbiamo terminato l'operazione con tutte e 4 le mozzarelline, li rimettiamo per altri 5 minuti nel setaccio. Ci siamo preparati gli ingredienti, siamo tornati ai fornelli, come vedete l'acqua bolle, ma mancano ancora i würstel. Quindi, siccome l'acqua bolle, come abbiamo detto, prima di buttare la pasta andiamo a mettere i würstel giusto per un minuto a sbollentare. Questo perché è importante, vanno consumati previa cottura. Mi raccomando, fate così, vi consiglio. Bene, possiamo togliere i würstel e buttiamo la pasta. Una cosa che non vi ho detto prima è di ricordarvi di mettere il sale nell'acqua della pasta, perché altrimenti ci troviamo un'insalata sciapa, sciocca, come si suol dire. E quindi, dopo aver buttato la pasta e aver sbollentato anche i würstel, li andiamo a ridurre a rondelline, in questo modo, come vedete. Né troppo grandi né troppo piccoli, insomma, un po' in base ai nostri gusti. Anche questi, una volta tagliati, li andiamo a rimettere nel piattino.
Ecco quindi che abbiamo tutti gli ingredienti pronti e tagliati per poter essere uniti con la pasta. Bene, la pasta è pronta, spengo il fuoco e vado a scolare. Dopo averla scolata ho rimesso la pasta nella pentola, aggiungo un filo d'olio a crudo. Bene, lascio ora raffreddare la pasta e l'olio ci permetterà di non farla attaccare. Ora che la pasta è completamente fredda, l'ho trasferita in una boule abbastanza capiente, così siamo comodi per condirla, e andiamo a mettere i würstel, il tonno, le olive, i pomodori, mettiamo anche le mozzarelline e un altro giro d'olio. E possiamo cominciare a mescolare. Ecco fatto. Allora, io questa pasta la sto facendo di mattina perché deve avere anche il tempo di riposare. Quindi andrò a mettere la pellicola trasparente sopra la boule, andrò a depositare la boule in frigo e aspetto stasera per fare con voi la prova dell'assaggio. Dopo tutta la giornata di riposo, finalmente abbiamo tirato fuori la boule con la pasta. Andiamo ad aggiungere un filo d'olio e andiamo di nuovo a rimescolare prima di impiattare. Ci siamo preparati un piatto dove vado a mettere dei pomodori intorno e andiamo a mettere la pasta fredda. Un paio di foglioline di basilico sopra e un ultimo giro d'olio. La nostra insalata di pasta è pronta, andiamo ad assaggiarla. Allora ragazzi, come vi è venuta questa preparazione? Avete cucinato insieme a me? Mi rivolgo però soprattutto a voi donne e a voi mamme. Abbiamo cucinato insieme? Avete visto, la preparazione è davvero molto semplice e veloce. Gli ingredienti di facile reperibilità, quindi non ci resta che assaggiarla insieme, questa pasta fredda. Davvero molto bella, molto buona, molto fresca. Sentiamo un po'. È condita davvero al punto giusto, perché alla fine il sale l'abbiamo messo solo ed esclusivamente nell'acqua. Provate a farla, ditemi come vi è venuta, lasciatemi dei commenti, dei suggerimenti, dei pollicioni in su e mi raccomando, io vi aspetto anche sulla mia pagina Instagram, La Cucina per Tutti 1.0. Quindi da Chef Fabio non mi resta che salutarvi, provate a fare questa ricetta e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi, essendo ora di cena, me la vado a finire. Ciao ciao!